Grazie a tutti. Grazie, per me è davvero un onore. Basta. Ok, oggi siamo qui perché vi insegnerò come preparare una deliziosissima insalata gourmet. Ti starai chiedendo come mai sono in camera mia e non in cucina. Questo perché nel mio salotto ci sta il tecnico del wifi, quindi non posso mettermi a cucinare un'insalata davanti al tecnico del wifi, altrimenti mi prende per esaurito. Per la preparazione di questa ricettina abbiamo bisogno semplicemente di un pacco di insalata e di una carota. Basta, non serve nient'altro. Quanto riguarda l'apertura dell'insalata, io di solito faccio così. È già aperta. Dovrei essere inquietato dal fatto che ho comprato un'insalata già aperta, però in realtà io ringrazio chi l'ha aperta, almeno non ho fatto una figuraccia io. Mentre la nostra insalata sta nella busta, noi prendiamo questa, che è una grattugina e la potete trovare tranquillamente da qualche parte in casa vostra, cioè di sicuro c'è. Prendiamo una carota e andiamo a renderla in parti omogenee. Non è cambiato assolutamente niente. Con l'errore tecnico si usa da questo lato. Buonissima! Voilà, ecco le carote. Ora vi mostro l'insalata che nel frattempo è rimasta nella busta. Apriamo un pochino così. Arrivo subito. Come potete vedere ha proprio un colore tipico, quello verde, ossia della natura, dell'insalata, di tutte le cose verdi. Oh, ancora noi non siamo manco a metà della nostra ricettina perché ancora vi devo insegnare come distinguere l'insalata. Comunque, se non l'hai già fatto, mi raccomando, lascia un bel mi piace a questo video e soprattutto lascia anche un commento che è molto importante, come vi ho detto, per l'algoritmo. Quindi, Squiddy, se non sai con cosa commentare, commenta con insalata. Lata, cioè non insalata, insa, spazio, lata, insalata. Torniamo a noi. Come potete vedere all'interno di questo packaging abbiamo quattro diversi tipi di insalata. Ora li andiamo a studiare insieme. Abbiamo pan di zucchero, indivia scarola, radicchio rosso, indivia riccia. Ora andiamo ad analizzarli. Come sapete, io ho studiato a lungo queste cose, quindi ora vi spiegherò quale è ogni tipo di insalata che vi ho appena nominato. Dunque, questa dovrebbe essere pan di zucchero, questa indivia scarola, questa indivia riccia, vedete un po' riccia, questa radicchio rosso. Non è rosso però. Ho dimenticato di prendere la frusta, quindi... Ok, così l'abbiamo girata un pochino. Finalmente andiamo ad aggiungere le nostre carotine. Guardate, basta fare così. Ecco qui, fatto. Sono tipo 2 giorni che mangio come un bisonte, questo sarà il mio pranzino. E aggiungiamo un pizzico di sale. E un po' di pepe. Non so girare il pepe. Fatto. Per la prova assaggio non ho la forchetta perché di là ci sta il tecnico del wifi e non posso andare di là a prendere una forchetta, quindi userò il pelapatate. Che buona! Questa inquadratura combo con me e la mia opera d'arte direi che è davvero fantastica, quindi spero di avervi aiutato a... cucinare una deliziosa insalata che potete, non so, presentare tipo ai vostri amici, ai vostri acerrimi nemici, a qualcuno che detestate tantissimo. Se non l'avete già fatto, non so cosa fosse questo cerchio, se non l'avete già fatto l'ho rifatto. Comunque, se non l'avete già fatto, lasciate un bel mi piace, lasciate un commento, mi raccomando commentate con insalata, non insalata, insalata. E niente, vi mando un enorme bacione. Ci vediamo presto con la prossima puntata di In Cucina con Henry.